Buonasera, siamo alla libreria Equilibrio di Milano, ospite delle nostre libraie Marina e Fabiana, e siamo qui per parlare di un argomento già trattato nei nostri incontri mensili dei salotti filosofici, che è l'invidia. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, la professoressa Elena Pulcini dell'Università di Firenze, dove insegna filosofia sociale. La professoressa Pulcini, che è qui accanto a me, ha scritto un libro proprio su questo argomento, che è Invidia, passione triste, uno dei sette vizi capitali, edito da Il Mulino. Quindi, professoressa, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, molto piacere. E la prima domanda che mi sento di farle, perché insomma lei è una filosofa e quindi ha studiato questo argomento dal punto di vista filosofico, è una domanda che ritorna un po' nella filosofia. Insomma, la filosofia dovrebbe aiutarci, come ci ha insegnato Socrate, ad elaborare i pregiudizi per superarli, insomma, i luoghi comuni. Allora io voglio partire con un luogo comune. L'invidia è femmina? Allora entriamo proprio subito in medias res, nel senso che non a caso c'è un capitolo nel libro dedicato a questo aspetto che mi ha creato non pochi problemi, perché è un punto molto delicato, no? Cioè, si dice sì che le donne sono più, è un luogo comune, sì, è un topos ricorrente l'idea che le donne siano più invidiose degli uomini, e quindi quando mi sono avvicinata a questo tema ero veramente un po', anche un po' preoccupata, no? Cioè, come trattarlo, come. In realtà poi mi sono resa conto che, beh, come dire, noi possiamo partire dal dato di fatto che probabilmente le donne sono più invidiose degli uomini, senza aver timore, no? Di riconoscere questa verità un po' scomoda, ma di capirne anche le ragioni, no? E le ragioni stanno proprio nel fatto che, come dire, allora questo ci richiederebbe un po' di capire che cos'è l'invidia, no? L'invidia è una passione obliqua. È una passione silenziosa, no? Molti filosofi hanno insistito su questo aspetto. È una passione che non si espone, che non si esplicita, che non si confessa ed è obliqua proprio nel senso, no? In genere viene collegata proprio ad un occhio torvo, no? Lo evil eye, l'occhio maligno, no? Chi invidia guarda male. Guarda di traverso, invidere vuol dire esattamente questo. Quindi è una passione un po' involuta, che non ha molto a che fare con la definizione di triste, che poi vuol dire un'altra Ecco, sì, cosa. quello è Poi, se vuole, interessante. ci torniamo Altro sopra. che. E allora è come dire che le donne, un po' una frase che io propongo è: le donne sono state costrette all'invidia, no? Cioè sono state escluse dalla possibilità di esprimere sentimenti più estroversi. Una donna non deve essere aggressiva, una donna non deve essere violenta, perché altrimenti non è femminile, no? E allora tutto questo ha fatto sì che si siano rifugiate, per così dire, in una, appunto, interiorità più livida, appunto più obliqua, no? Più ambigua, se vogliamo. Quindi questo probabilmente noi possiamo accettarlo e ricondurlo ad una tradizione di esclusione, di marginalizzazione, di silenzio delle donne, no? Si parla molto del silenzio delle donne. Beh, l'invidia appunto è una passione silenziosa. L'altro aspetto importante, quindi naturalmente noi abbiamo, diciamo, l'imbarazzo della scelta, no? Nel mito, nella favola, Biancaneve, la matrigna di Biancaneve, le sorelle di Cenerentola, per parlare Ecco, lì soltanto. però arriva quasi al paradosso, vogliono la morte dell'altro, è un'invidia estrema? È Sì, ma sempre questo. così l'invidia, no? Beh, intanto no, non è sempre così. Quello che volevo dire solo proprio per concludere sulla faccenda delle donne è che però io ritengo che la famosa, diciamo, l'invidia per eccellenza che si attribuisce alle donne, che è quella freudiana dell'invidia del pene, mi sembra una grande bufala, diciamo, no? Nel senso che, come poi hanno dimostrato molte psicanaliste che lo sanno fare molto meglio di me, in realtà le donne sono eventualmente invidiose di altre donne, no? E allora poi
È lì, no, che va cercato un correttivo, e magari su questo poi, su come contrastare l'invidia possiamo tornare più avanti. Ecco, ma perché? Lei l'ha anticipato ed era una domanda che le volevo fare, e anche mi è stata chiesta, perché io ho detto, chi ha delle domande me le può suggerire prima di incontrarla, e mi hanno detto, ma perché è triste? Secondo me l'invidioso non è triste, quindi in che senso lei la definisce una passione triste? Sì, ecco, appunto, non deve essere confuso con la nostra accezione usuale di tristezza, no? Che ci fa pensare un po' a qualcosa di malinconico, di ripiegato su se stessi e così via. Questo termine in realtà io l'ho preso da uno psicanalista francese, Benassayag, che forse conoscete, che ha scritto un piccolo libro che si chiama L'epoca delle passioni tristi, che ha avuto un grande successo qualche anno fa, il quale a sua volta trae questo termine dal filosofo del Seicento Spinoza, il quale diceva che cosa? Che appunto le passioni, i sentimenti possono essere tristi o gioiosi. E questo cosa vuol dire? Che i sentimenti e le passioni tristi sono quelle che tolgono energia, che depotenziano l'io, che ti spingono verso il basso, appunto verso il livido, verso il grigiore, no? Cioè ci sono delle immagini dantesche da questo punto di vista che sono straordinariamente eloquenti. Ecco, questo vuol dire triste, no? Mentre le passioni gioiose sono quelle che ti spingono in alto, che potenziano l'io, che potenziano la propria energia, che fanno in qualche modo, che spingono verso appunto la creatività, se volete, insomma, termine da usare con molta cautela. Quindi questo vuol dire triste, e appunto è mi sembra una definizione molto azzeccata per anche definire quella che è un po' la tonalità prevalente della nostra epoca, no? Cioè, perché rimanda, per esempio, rimanda ad una patologia che conosciamo bene, la depressione, no? Quando noi parliamo, definiamo l'invidia una passione triste, nella contemporaneità la prima cosa che ci viene in mente è per esempio la depressione, no? Cioè. Nel testo la professoressa tratta il tema dell'invidia riferita a Mozart e a Salieri, no? Salieri è quel compositore che è invidioso di Mozart, perché Mozart è un genio e lui, nonostante le grandi competenze, non riesce ad avere quella genialità che è innata, in sostanza, e quindi però sente il bisogno di punirsi, e come punizione decide di diventare, insomma, di astenersi dal sesso, e quindi diventare casto. Ora io dico alla professoressa: una filosofa come lei, che ha studiato questo tema, quale suggerimento può dare a chi è invidioso? Perché una cosa che lei diceva, l'invidioso non ammette mai di esserlo, non ho mai sentito qualcuno infatti dire sono invidioso. Ecco, allora, facciamo finta che non siamo invidiosi nessuno, che cosa possiamo fare se siamo invidiosi per superare questa invidia? Eh beh, appunto, in primo luogo non possiamo fare finta, non facciamo finta di non essere invidiosi, cioè il primo modo di rispondere a questo aspetto, insomma, come controllare l'invidia, come contenere l'invidia e così via, perché eliminare non si può, nessuna passione si elimina, le passioni sono universali, permanenti, assumono forme diverse, ma non si possono sradicare, solo gli stoici pensavano questo. Dunque possiamo appunto lenirle, dal mio punto di vista possiamo controbilanciarle con passioni positive, no? Questa è un po' diciamo la ricetta che mi sento di dare. Però magari forse lei ha citato, diciamo, uno dei grandi ormai miti dell'invidia, mito moderno, ma insomma quello di Mozart e Salieri, c'è quel bellissimo film che è stato fatto di Milos Forman su questo tema, e così via. Ci sono altre grandi figure di invidiosi, ma forse è bene proprio capire un attimo di più che cos'è l'invidia, che cosa rode Salieri, no? Cioè, l'invidia significa, proprio una brutta bestia, potremmo dire, perché significa soffrire per il bene dell'altro. Nella sua versione più maligna, che appunto per l'appunto si chiama gioia maligna, i tedeschi hanno una parola apposta per questo, significa godere del male dell'altro. Quindi è tra i sette vizi capitali è quella peggiore di tutte. Perché? Perché non ha nessuna forma di gratificazione.
non ha nessuna forma, diciamo, di appagamento, no? Il goloso si appaga del mangiare, il superbo si appaga di essere ammirato, e potremmo, l'avaro si appaga dell'accumulare soldi e così via, no? Mentre l'invidia non ha appagamento. E quindi è difficile da riconoscere, perché non si confessa e perché sta in silenzio, ed è difficile da curare, il termine potrebbe proprio essere questo. Io credo che si possa soltanto, appunto, controbilanciare. Se è vero che, diciamo, l'invidia è soffrire per il bene dell'altro, vuol dire che l'invidia nasce sempre da un confronto con l'altro. Che l'invidioso si macera a partire da un confronto, appunto, livido con l'altro. Allora, probabilmente la prima cosa da fare è, come dicono gli psicanalisti, banalizzo molto, ritirare la proiezione, no? Cioè smettere di misurare il proprio valore, la propria identità, il proprio percorso e così via a partire dall'altro, a partire dal confronto con l'altro. In questo senso, ecco, io devo dire, mi sono trovata un po' perplessa di fronte a tutta una serie di soluzioni che i filosofi nel corso del tempo hanno dato, no? Dall'antichità in poi, quando dicono, per esempio, che l'invidia si combatte con la compassione, con la misericordia, con l'amore e così via. Mi sembrano degli antidoti troppo generali, troppo generici. È chiaro che una persona capace di amare, una persona capace di pietas e di compassione è forse meno soggetta all'invidia, ma non sono questi gli antidoti all'invidia. L'invidia non ha un antidoto. Allora bisogna in qualche modo aggirarla, e ci sono due possibilità. Una è quella che io chiamo una cura omeopatica, cioè trasformarla mantenendo un po' la stessa dinamica, diciamo, di confronto mimetico, ma trasformarla in una passione positiva. Allora, per esempio, trasformarla in competizione. Cioè, la competizione è un'invidia che si esprime all'esterno e quindi è più schietta, è più chiara, no? Cioè, se pensate a tutta la cultura americana, no? Che è basata su questo e sulla legittimità della competizione. L'altra, ancora meglio, potremmo dire, è l'emulazione. Cioè, io vedo qualcuno che ha qualcosa più di me, che è qualcosa più di me, perché questo è l'altro punto chiave dell'invidia. Io non invidio tanto ciò che l'altro possiede, ma ciò che l'altro è. E allora l'emulazione mi spinge a migliorarmi, mi spinge ad essere migliore di quello che sono, no? Allora, queste due passioni, secondo me, possono essere una cura omeopatica, per l'appunto. Altrimenti, appunto, torno a quello che dicevo prima, e cioè questo ritiro della proiezione, questa capacità di valorizzare la propria singolarità, che non vuol dire rassegnarsi a quello che si è, perché, come dire, la dinamicità, la vitalità, la creatività fa parte, deve far parte di ognuno di noi, ma vuol dire, appunto, misurare se stessi partendo da se stessi e non partendo dall'altro. Io la chiamo la strategia dell'autenticità, cioè capire, rispecchiarsi in se stessi per capire il più possibile chi si è veramente, che cosa davvero si desidera, perché spesso il desiderio invidioso è un desiderio proiettivo, un desiderio mimetico, no? Cioè, io desidero qualcosa perché l'altro la desidera, perché l'altro ce l'ha, perché l'altro è in quel modo e così via. Ecco, io credo che questa sia un primo passo. Quindi probabilmente è anche importante prevenirla l'invidia, piuttosto che, cioè, forse nascendo anche da una mancanza d'affetto, sicuramente. Ecco, questo è un punto molto importante, e si può dire, se da un lato io non credo che si possa dire che, appunto, l'amore cura l'invidia, nel senso che se io sono capace di amare sono meno invidioso, ok, questo è vero, ma non è esattamente, no, lo strumento che mi permette di combatterla, lo è però se noi siamo amati. Cioè, una persona invidiosa può probabilmente riuscire a combattere la propria invidia, a lenire la propria invidia, a smorzare quel morso, no, che in genere si collega alla sensazione, diciamo,
della passione invidiosa, se diventa oggetto d'amore, se riceve amore. Quindi più che dare amore come antidoto all'invidia, io lo vedo più come E un quindi magari ricevere l'amore. per arrivare al prima di diventare invidiosi, cioè quando si è piccoli, ecco, magari i genitori, se riescono a trasferire ai figli un certo affetto, una certa, probabilmente hanno meno possibilità di diventare invidiosi da grande. Assolutamente, questo poi è quello, voi avete fatto una riflessione sulla Klein, questo è in Sì. ultima istanza quello che dice la Klein, no? Cioè Certamente. se il bambino impara la gratitudine, impara poi appunto a, come Certamente, dire, stare nel mondo in un modo diverso. E quindi lei, che è una filosofa sociale, saprà anche dirci, perché in questo studio penso che emerga, se l'invidia è in aumento nella nostra epoca contemporanea rispetto al passato. E come Ecco, proprio, e sì. quale, ma ci saranno delle motivazioni che spingono all'aumento dell'invidia, io credo. Beh, sì, appunto, io su Perché i valori questo. veri non ci sono più, i valori veri, quelli veri, perché l'invidia è Certo, quello, dopo fate voi invidia le vostre la domande. bellezza, invidia Concludiamo, sì. il possedere, invidia, ma non invidia mai una persona che ha Dopo, sì, un'anima no, nobile stavo così, dicendo che che poi. aiuta gli altri, che fa del Dopo bene. lasciamo spazio al pubblico, volevo concludere l'intervista che è registrata, sì. No, non si No, preoccupa. mi ha fatto No, scappare. ma non si preoccupi, l'ho solo detto e basta. Ma insomma, andando un pochino più all'indietro, voglio dire, noi sicuramente sì, la prima risposta è sicuramente sì, e perché? Beh, perché l'invidia è una passione democratica, cosa vuol dire questo? Una delle domande che ha scritto sull'invidia ha sempre riportato quella che è la domanda cruciale dell'invidia, no? Perché lui, lei sì e io no? L'invidia parte da questo, che io ho creduto di dover in qualche modo integrare, dice, riformulandolo in questo modo: se siamo uguali, perché lui, lei sì e io no? Cosa vuol dire questo? Che l'invidia trova la propria, come dire, il proprio humus, il proprio alimento fondamentale nell'uguaglianza. Nell'uguaglianza, perché più siamo uguali e meno sopportiamo la differenza. Meno sopportiamo anche la benché minima differenza. E quindi questa è stata una delle grandissime intuizioni di Nietzsche. Nietzsche diceva che l'invidia tende sempre ad abbassare il livello, pur di non come dire, legittimare la differenza dell'altro, intesa insomma come eccellenza dell'altro, preferisco abbassare me stesso. E quindi poi tutti quei fenomeni della società contemporanea che ben conosciamo, l'appiattimento, il livellamento, l'omologazione, l'indifferenza, il conformismo e così via, sono assolutamente delle fonti di grande alimentazione dell'invidia. E questa appunto è, diciamo, la nostra è una società delle passioni grigie. Poi è anche una società in cui c'è il risvolto speculare della violenza, però la tonalità, la prima tonalità, quella che noi sentiamo immediatamente, è appunto quella che possiamo definire del grigiore dell'indifferenza, no? Dove diciamo l'invidia diventa la tendenza, cioè stimola questa tendenza appunto al conformismo, all'uniformità, al mimetismo, eccetera, no? Pensiamo per esempio al mito del successo. Il mito del successo esiste da molto tempo, esiste dalla metà del Novecento, c'è una filmografia americana, hollywoodiana Però è straordinaria su cambiato il questo. rapporto con questo Però mito. è cambiato il rapporto con questo mito ed è cambiata la modalità, cioè identità consapevoli anche della propria fragilità, della propria, diciamo, anche come dire, assenza di valori, di riferimenti solidi, eccetera, che si sfidano tra di loro per un successo facile, per un successo tutto e subito, no? Questa è una, diciamo, delle grandi parole d'ordine della contemporaneità. Non si vuole neanche fare fatica per il successo, non ci si vuole impegnare per il successo, non si hanno competenze, non è necessario avere competenze per il successo.
Io spesso mi capita in queste discussioni di fare riferimento, mi sono dovuta un po' sorbire alcuni programmi televisivi trash, come, che ne so, Il Grande Fratello, per esempio. Il Grande Fratello è stato molto istruttivo, io non l'avevo mai visto, confesso, ed è stato molto istruttivo perché lì ci sono delle persone che competono sordamente tra di loro, poi con delle, diciamo, anche manifestazioni a volte estreme, no, di mercato delle emozioni che non hanno niente di vero, competono sul nulla. Perché cosa ha fatto il vincitore? Cosa fa il vincitore per vincere? Niente. Piace al pubblico. Piace al pubblico, quindi è tutta, come dire, una proiezione assolutamente esteriore. Quindi un successo facile, tutto e subito, che si alimenta appunto di questa, no? Di questa passione livida e che legittima questa logica che sempre di più si impone anche tra i giovani, per esempio la logica della sfida, no? La logica della eliminazione, cioè l'altro è un ostacolo da eliminare. Devo in qualche modo, in tutti i modi, impedire che l'altro raggiunga ciò che io voglio raggiungere. Ma quindi, e così via, quindi, no? la possibilità di poter curare davvero l'invidia la vedo molto difficile. Io concluderei questo nostro discorso con un suggerimento da dare a chi ci sta ascoltando e ci ascolterà. Ammettiamo almeno a noi stessi, se abbiamo provato l'invidia, sono un po' invidioso. Partiamo da questa piccola presa di coscienza autonoma, da soli, tra noi, senza che gli altri lo sappiano, perché dirlo a qualcun altro è già un passaggio successivo e molto più complicato. Direi che si può partire da quella piccola... Esattamente, era quello che proprio le dicevo prima, sì. No? Cioè la prima cosa da fare è riconoscere l'invidia, no? Riconoscere che magari anche per un momento, anche su una piccola cosa, anche se non ha sì. creato, diciamo, degli effetti perversi, però abbiamo provato il mosso dell'invidia. Va bene, grazie professoressa di aver così partecipato a questo nostro incontro. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.